ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una struttura che in caso di calamità è in grado di soccorrere e accogliere gli sfollati, ma non solo. A distanza di poco più di un anno dalla posa della prima pietra, è stato inaugurato il nuovo centro polifunzionale di Comunanza, fortemente voluto dalla Croce Rossa e realizzato grazie alle donazioni dei privati e alla generosità di grandi gruppi industriali, tra i quali Coca-Cola, FCA e Whirlpool, e all'impegno concreto della Fondazione Carisat. Subito dopo il sisma del 2016 si è messa in moto la macchina degli aiuti, che ha innescato una gara di solidarietà che, a distanza di quasi 6 anni da quei tragici momenti, ha consentito che quello che per tanti anni è stato un sogno è ora diventato per la Croce Rossa dei Sibillini una splendida realtà. Sì, è un sogno che per noi è iniziato 22 anni fa con la nascita del nostro comitato ed oggi è diventato realtà. Diciamo che la realtà ha superato il sogno, generalmente non è così, ma siamo molto molto soddisfatti e anche tutte le istituzioni presenti ci dimostrano l'affetto nei nostri confronti, ma anche l'importanza di questa struttura, che sarà un centro polifunzionale, ma noi amiamo chiamarla una casa aperta alla comunità. Un giorno di festa per l'intero comprensorio montano, al quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio, che hanno presieduto al taglio del nastro di quella che vuole essere la casa di tutto il volontariato e della protezione civile. Presente anche il vicepresidente nazionale della Croce Rossa italiana. Sì, noi siamo molto orgogliosi di quello che accade oggi, di questa bellissima festa. Riusciamo, dopo meno di 2 anni dalla posa della prima pietra, a inaugurare un centro polifunzionale che è davvero al servizio non solo di questa città, ma di tutta la comunità dei Sibillini, di 2 province. È un centro che, dove si potranno erogare corsi di formazione, dove si potrà essere pronti nel caso in cui ci sia nuovamente bisogno. Il centro polifunzionale sarà un punto di riferimento per tutto il territorio. Nel corso del suo intervento, il sindaco di Comunanza, Alvaro Cesaroni, ha reso nota la volontà di presentare in giunta la proposta di intitolare la struttura a Gino Strada e ha evidenziato anche l'importanza che essa avrà nella formazione del personale delle aziende del comprensorio, con la predisposizione di appositi corsi antincendio e di primo soccorso. Qui di fianco, vedete, abbiamo anche la pista dell'elisuperficie, quindi una struttura, diciamo, organica per poter dare un primo soccorso in vera efficacia per l'intero territorio. Comunanza, d'altra parte, si trova al centro di un bacino di tutti i paesi che stanno qui intorno, che quindi è facilmente raggiungibile da tutti questi paesi. La presenza volontaria